decisione del Consiglio Comunale, ai termini dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 18 agosto 1867, accertato che il candidato alla carica di sindaco, signora Chiara Pellino, ha riportato tra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, pari a 202.603 voti validi, alle ore 11:15 del 30 giugno del 2016, proclama eletta la carica di sindaco la signora Chiara Appendino. Governando e migliorando l'eredità di coloro che ci hanno preceduto.
Non sono diritto i ringraziamenti agli amministratori che hanno ricoperto i ruoli e gli incarichi che ora sono affidati per i prossimi 5 anni a noi. Nella figura del mio predecessore, Piero Fassino, desidero riassumere un sentito grazie a ciascuno. Questo è il luogo del confronto e dell'incontro. Questo è il luogo nel quale dialogheremo, portando nei dibattiti che ci saranno la nostra passione e le nostre idee. E insieme decideremo per il bene di Torino. Il monito inscritto nella tela del soffitto di quest'aula ci ricorda che nessuno è detentore della verità assoluta, ma solo nel consiglio, inteso come metodo costante di confronto, si può ambire alla vera sapienza. Viviamo un momento storico di forti tensioni sociali e politiche, assistendo ad un aumento della distanza tra governanti e governati, ma anche tra popoli che pensavamo ormai uniti. Con l'Unione Europea, che avrebbe dovuto essere un ponte tra differenti anime, per costituire un modello di unità nella diversità, si interroga ora, a pochi giorni dal referendum del Regno Unito, su quale sia il proprio destino e quali le risposte rimaste in evase. Il trionfo delle democrazie occidentali, al quale abbiamo assistito dopo la Seconda Guerra Mondiale e, ancora di più, dopo il crollo dei regimi socialisti dell'89, sembra ora arenato, messo nell'incapacità di arginare crescenti estremismi ed un'insefferenza fatta ormai cifra dell'azione politica. Occorre una nuova concezione della politica, come più volte affermato in questi mesi, nella quale le componenti del servizio, della partecipazione e dell'ascolto siano i pilastri di un rinnovato edificio sociale. Ciascuno di noi non può infatti considerarsi privo di responsabilità per ciò che accade anche a migliaia di chilometri di distanza dalla città nella quale viviamo. Siamo in un mondo globalizzato, le idee e gli esempi viaggiano così veloci da diventare quasi istantaneamente motori del cambiamento, tanto positivo quanto negativo. Noi tutti siamo chiamati a diventare persone, uniche nella propria identità, responsabili nei confronti del prossimo e attivi operatori di una solidarietà che prescinda dalle paure ataviche iscritte nella millenaria storia della nostra evoluzione geologica. Sappiamo bene, infatti, che il mantenimento delle norme che ci siamo dati per garantire la convivenza civile è necessario e tutti coloro che partecipano al patto sociale sono portatori di diritti e soggetti ai doveri. Ma sappiamo anche che solo in una società armoniosa e strutturalmente solidale si può avere una reale sicurezza. Le risorse naturali, sebbene finite, sono in grado di accogliere la vita di ogni essere vivente, consentendo loro nel breve spazio della propria esistenza di contribuire in modo unico e irripetibile alla storia. Tutto ciò non è però possibile se si costruiscono muri di diffidenza e di paura, se abbattono ponti costruiti con difficoltà in tanti anni di lavoro e soprattutto si tradisce la fiducia che riposta nell'altro. Come amministratori di una città, noi abbiamo il dovere di ripartire proprio dalla fiducia che i torinesi hanno avuto in noi e con un lavoro che sarà collegiale, con ciascuno di voi, che siederà in quest'aula, al di là delle parti politiche, dimostrare che il prossimo non è nostro nemico, che non siamo in pericolo se usciamo da noi stessi per andare ad incontrarlo. Nessun uomo è un'isola, scriveva John Donne, e ora, in questo dilagare di egoismo e particolarismo, queste parole devono risuonare come un forte monito a ricordare la nostra profonda natura umana. Siamo ripartiti alle periferie di Torino e abbiamo annunciato che entro il mese di ottobre presenteremo un protocollo per il rilancio e la riqualificazione di tutti i quartieri della nostra città. È più complesso invece ripartire dalle periferie esistenziali, quelle nelle quali ciascuno di noi può scivolare o si può rifugiare nei momenti di smarrimento. Il nostro dovere di amministratori sarà rimettere al centro ogni torinese, in particolare i più fragili, per far sentire loro che la città, la loro città, gli è vicina. Non abbiamo l'illusione di poter cambiare la realtà con una delibera, di risolvere una volta per sempre la povertà oppure la solitudine. Abbiamo il dovere di dedicare ogni nostra energia affinché ciascuno si senta parte di questa comunità urbana. È indispensabile coinvolgere in questo grande progetto tutte le istituzioni, quelle locali come le circoscrizioni, la città metropolitana e la regione, e quelle nazionali ed europee, l'università, il Politecnico, ma anche tutti i soggetti della società torinese, come le realtà religiose, in primo luogo l'arcidiocesi, ma anche le comunità islamiche, le chiese ortodosse e i credenti di ogni fede. Le associazioni di qualsiasi tipologia rappresentano inoltre i corpi intermedi che rendono una città viva e dialogante, mediando le istanze e svolgendo un indispensabile ruolo di rappresentanza. Le imprese, dalle micro alle grandi, passando per le medie e gli artigiani, che sono chiamate ad affrontare la sfida delle nuove tecnologie e dell'innovazione, costituiscono una struttura portante della nostra comunità urbana e Torino, ne siamo certi, dovrà rafforzare e proseguire la propria grande tradizione produttiva manifatturiera, che qui, da più di un secolo, ha messo solide radici. La città si offre come partner istituzionale per tutti coloro che favoriranno l'insediamento di imprese provenienti da paesi europei o extraeuropei.
La sfida sarà infatti fare sistema, per rendere il nostro territorio più attrattivo ed ognuno dovrà contribuire per questo comune obiettivo. Le città sono inoltre ormai fabbriche del sapere organizzato, nelle quali ogni parte concorre, come in un mosaico, disegnato con cura, a dare supporto e energia a tutti coloro che interagiscono in modo armonioso. Torino ha anche un immenso patrimonio di cultura e di creatività che abbiamo ereditato e che è dovere per tutti coloro che amano la nostra città rafforzare e promuovere. Il ridisegno del welfare, al quale cercheremo di dedicare ogni risorsa che riusciremo a reperire riorganizzando la struttura amministrativa della città, dovrà ripartire proprio dalle persone, mettendo al centro i loro bisogni e cercando di dare a ciascuno la possibilità di realizzare i propri progetti e i propri sogni. Coloro che lavorano per la città devono essere orgogliosi di ciò che ogni giorno fanno ed essere messi nelle condizioni di dare a tutti noi una Torino più efficiente e semplice. Una delle prime delibere che questo Consiglio dovrà esaminare sarà, come di prassi, la delibera quadro sull'organizzazione degli uffici. In quel testo si troverà chiaramente esposto il nostro progetto di tagliare almeno del 30% i costi degli staff della Giunta e dei dirigenti fiduciari. Mi auguro che ci possa essere, da parte di ogni consigliere comunale, una piena partecipazione a questa scelta. Come abbiamo detto nei mesi passati, queste risorse saranno immediatamente usate per un fondo, per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Non si tratta di una soluzione di questo grande problema per la nostra città, ma di un segnale. Nessuno di noi in quest'Aula è insensibile alla tristezza e alla rassegnazione che si legge negli occhi di un giovane che non studia e non lavora, un pezzo di futuro abbandonato. Avremo modo nelle prossime sedute del Consiglio di dibattere le linee di mandato per il governo di Torino fino al 2021. Auspico che quello sia il primo banco di prova per inaugurare una stagione di dialogo franco e di confronto nell'interesse unico ed esclusivo di Torino. Nei passati 5 anni ero seduta nei banchi dell'opposizione, poco sotto il quadro che raffigura Gianfrancesco Bellezia, grande sindaco di Torino dell'inizio del XVII secolo. Durante la presidenza del 1630, a soli 28 anni, sentì su di sé la responsabilità di una città e rimase a Torino, a rischio della propria stessa vita, per coordinare quel poco di struttura sanitaria che in quell'epoca esisteva e soprattutto dimostrare che le istituzioni sono più grandi della nostra natura umana. A quel modello di servizio cercherò di ispirare il mio mandato, garantendovi fin d'ora che ogni mia energia sarà spesa per Torino. Abbiamo tutti insieme l'occasione di cambiare la storia. Adriano Olivetti scriveva: il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte. Solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande. A tutti noi un augurio di buon lavoro.